Movida Television. Musica, eventi, moda, spettacoli, news. Movida Television. Il programma di intrattenimento ideato da Lucio Ruggero. Se vuoi essere protagonista e avere le telecamere di Movida Television, chiama il 348 82 39 263 o scrivi a movidatelevision@libero.it. Movida Television. Seguici anche su Facebook, YouTube, Twitter. www.livestream.com/movidatelevision. Ti sposo questa sera è di scena il gran galà firmato Franco Lo Befalo, tante passerelle, si parla di moda, moda sposa, ma anche accessori, borse e soprattutto tanti illustri ospiti. Gianni Fiorellino, quando si parla d'amore, quando si parla di cose belle, entri in gioco tu perché hai attraverso le tue canzoni fatto innamorare tante persone e sei stato in qualche modo la colonna sonora di tante storie d'amore, a cominciare ovviamente anche dalla tua che tante volte ti ha ispirato. La voglia, è tutta la mia vita che si basa su dei percorsi che a volte poi si ritrovano nelle canzoni mie, no? Sì, effettivamente la mia storia d'amore in realtà è stata la storia d'amore ad ispirare poi una grande canzone d'amore che è Overe Se Può Fa, e da lì è nata tutta una cosa che non finisce più. E ti ringrazio che tu possa pensare questo di me. I fiori sono quelli che poi nei matrimoni fanno da traino, no? Danno l'immagine del matrimonio più bello e quello meno bello. Secondo me il fiore, l'allestimento del fiore è una cosa importantissima, scegliere il colore, quale deve essere, col periodo, è una cosa meravigliosa. Io di matrimoni vivo e quindi sto nel posto giusto. Parlaci di un appuntamento importante, perché stasera insomma ci delizierai anche con la tua voce, però tutti dobbiamo venire al Palapartenope, anche perché lo dico, insomma, come l'hai annunciato poc'anzi anche tu, i posti sono ormai in dirittura d'arrivo. Il Palapartenope è quasi gremito per l'appuntamento del 10 novembre. Gremito, abbiamo riempito tre quarti e qualcosa in più della sala, e quindi adesso ci restano un centinaio di biglietti che stiamo corteggiando, stiamo capendo non a chi assegnarli, ma a chi fa prima. Certo. E la data è il 10 novembre, il concerto, sai bene, si chiama Overe Se Può Fa perché racconta durante la serata degli excursus, dei momenti importantissimi della mia vita musicale e anche privata. Ci saranno degli ospiti che mi faranno compagnia, anche se per poco tempo, perché dedicherò quanto più tempo possibile alla musica. Ci sarà Fabrizio Corona che irromperà in qualche modo, irromperanno gli Artetica e loro siamo certi che faranno molto successo sulla gente, e un campione italiano nel mondo che è Clemente Russo, di box, di pugilato. Quindi è una serata pensata bene, adesso stiamo alle battute finali della prevendita e alle prime delle prove, quindi si parte dalla musica, poi passeremo ai video, poi alle luci e poi piano piano si illuminerà questa giornata. Il patron di Ti Sposo stasera ti ha voluto perché ti vuole in qualche modo premiare, un premio alla carriera di 20 anni Gianni Fiorellino, un premio anche all'amore, a chi canta l'amore, Pasquale Garofalo. Beh, innanzitutto è un onore averlo qua con noi, quindi parla d'amore, e quale miglior luogo di Ti Sposo che si parla d'amore, del matrimonio, di una cosa... I ragazzi, il matrimonio, quindi... Quindi è un piacere averti qua, spero che ci sarà anche l'anno prossimo, quindi è un evento che si fa ogni anno, e tante grazie. In bocca al lupo anche a voi e grazie per avermi ricevuto, grazie.
Gianni Fiorellino ha parlato anche di fiori, Luca Antignani, fiorista, flower designer, che ha allestito Villa Campolieto per questo evento e che per l'appunto allestisce tantissimi eventi nel proprio quotidiano, no? Di matrimoni e feste. No, è stata una cosa veramente molto molto piacevole, perché Villa Campolieto già dal punto di vista architettonico già è una villa molto bella, quindi a me è stata una cosa molto semplice ricamare giusto le linee di questa scala, che veramente è stata un attimino favolosa, veramente è stata una cosa molto molto piacevole. Buonasera, buonasera, eccoci qua. Di solito quando entrano due presentatori un applauso è il minimo sindacale. Francesca Sconeriglio, siamo arrivati già alla serata del venerdì, ma prima di entrare nel vivo della serata del Gran Galà della Moda, ma anche del sociale, e dopo vi racconterò il perché di Franco Lombefalo Management, abbiamo una bella sorpresa. Lui è un nostro amico, ma soprattutto è una delle voci più belle della Napoli, sdoganata in tutta Italia e in tutto il mondo, ed è ritornato alla grandissima. Esatto, pensate che lui quest'anno festeggia ben 20 anni di carriera, nonostante sia giovanissimo, perché ha 36 anni, ma in questi 20 anni di carriera c'è stato spazio per andare a Sanremo per 2 volte, dove è tornato con un grande successo, e tra l'altro ha calcato i palcoscenici di tutta Italia e tutto il mondo in un musical straordinario, accanto tra l'altro a Tato Russo, vale a dire Masaniello. Questa sera qui con noi ci delizierà con questa bellissima canzone, ovvero se lo fa, signore e signori, Gianni Fiorellino! Buonasera a tutti, ha già detto tutto Francesca, quindi bocca al lupo per questa, l'abbiamo detto prima, questo grande evento di discorso. Io nel matrimonio ci sguazzo, mi piacciono, ci vivo e sto bene, quindi facciamo in modo di farla diventare mondiale. Un applauso allora agli organizzatori e buon lavoro a tutti. Grazie. Perché una vita non ti basta per trovare un grande amore, non ti basta per sbagliare, per capire cosa sei. A volte il cuore in autostrada non si ferma una sosta per cercare quell'uscita che ti porta verso chi fa sbattere un cuore, verso chi accarezza il tuo cuore. Prendi esempio da una casa per costruire il tuo futuro, una pietra ti si pianta nella testa e non lo sai che invece quello che ti serve è pure un angolo di muro, e consumare una serata a far l'amore disarmato. Resta buon indoro, resta buon indoro, mi perdo nel tuo no, e lì che resterò, mi vedo nel tuo no, perché ritrovo me. Metto a posto tu e via le insicurezze, io nei tuoi occhi dico le guerre dentro me. Mi perdo tra la gente, però distingo te, che pure tra un milione dico
Ecco qua. E allora, grazie davvero, grazie per essere stato a questa serata, vero Pasquale? E se ti avessi conosciuto l'anno scorso, io avevo investito a mia moglie. Vabbè, non è mai troppo tardi, non è mai troppo tardi. Grazie, grazie davvero. Grazie Gianni, grazie di cuore. Gianni Ferrino! Grazie anche al nostro patron Pasquale Garofalo e a Giovanni Taffiero. Allora, adesso catapultiamoci, non è uno scioglilingua, catapultiamoci nella serata di Franco Lobefalo Management nel Gran Canale della Moda, perché ne vedrete e ne succederanno delle belle. Sarà davvero una, come dire, una staffetta, no? Tra la moda e il sociale. Ne vedrete molto, perché alla fine di ogni sfilata ci saranno degli ospiti importanti, istituzionali, ma anche dello spettacolo, che verranno qui a lasciare un messaggio molto importante su questo palco. Cominciamo col primo momento moda. La presenterai tu, la lancerai tu, perché è anche una tua grandissima amica. Parliamo di un brand internazionale che riceve molti consensi in Italia e all'estero. Parliamo della meravigliosa collezione di abiti da sposa di Ania. L'anima di questo brand è la stilista Antonella De Pinto, che disegna incantevoli creazioni a Molfetta nel cuore della Puglia. E questa sera c'è un grande gemellaggio, Puglia-Campania. Quindi, signore e signori, a voi la sfilata firmata Ania! Thank you.
posso dire una cosa? Questa non è una sfilata, questo è un film. Questo è un film, davvero. Ma pensate come me? Sì o no? Se non sì, ci vuole un applauso. Straordinaria, Antonella, Anya, Cose. Un ritorno per te su questa passerella, vero? Insomma, stasera abbiamo fatto il gemellaggio, Puglia-Campania. Sì, sempre. E il sole della Puglia è la grazie, ad Andrea De Pico. Anche sposa! Dopo gli abiti da sposa è la volta delle borse, ma non sono borse normali, sono borse pazzesche che vi darà voglia di acquistare, perché sono borse artigianali, create con materiali sempre nuovi e fantasie esclusive ed originali che catturano lo sguardo. A te piacevano molto. E anche, allora, e anche al tuo blog Il Paradiso nel mio armadio. E allora, proprio la parola d'ordine, la password, no, di, della stilista di questo brand è amiamo distinguerci. Unicità, esclusività ed anima. È una borsa che dona gioia e soddisfazione a chi la indossa. Le borse Balestrieri Wonderberg di Simone Balestrieri. Thank you.
Applauso, vieni a prenderti l'applauso. Grazie davvero, grazie Mariano. Loro sono due giovani imprenditori di Ercolano con la voglia e la passione per il proprio lavoro e sfilano questa sera su questa passerella con pellicce di volpi e bisogni per le varie emozioni uniche. Le pellicce di Giuseppe Raia e Gino De Micco.
Bravo. Ho visto come guardavi queste pellicce. Chiamiamo i due protagonisti che stanno facendo parlare di loro in tutta Italia, Giuseppe Raia e Gino Antemicco. So che Giuseppe e Gino sono più bravi a disegnare, a creare e a parlare perché sono timidi, però poi nella moda, nei colori, nei tessuti, nelle pellicce riescono a tirar fuori tutta la loro creatività e il loro talento. Voglio dire una cosa, siete partiti piano piano, in sordina, quasi nessuno ci credeva, oggi siete una realtà bomba, tanto è vero che il nostro patron Franco Lopetegalo ormai vi ha adottati e vi porta ovunque. Mi ricordo c'è una collaborazione fattiva con loro, perché tieni presente che tutti i miei artisti che rappresento sono loro ospiti tutte le settimane, per cui indossano quelle che sono le loro creazioni e molte trasmissioni televisive, molti non lo sanno, però quando si parla di pellicce, di pelle e situazioni interessantissime c'è la loro mano, la loro arte. Assolutamente sì, ma lo meritano perché quello che abbiamo visto in passerella è qualcosa di unico. Vi dico che la sua mia amica ha già... scelto la pellicce di questa sera, lo voglio dire. Grazie a Giuseppe, grazie a Gino. Grazie, grazie, grazie. Allora, loro fanno veramente la differenza, hanno delle voci straordinarie, mi faranno impazzire, sono gli Harmonium! Of course, I'll see you.
piccola grande realtà nata dal genio e dalla passione di una famiglia campana che del buon gusto ha fatto un marchio di fabbrica. Signori, Patrick Berg.
Rita e Ilaria Sacris. Eccole qua, due giovanissime. Complimenti davvero. Devo dire che questa è proprio la moda, eh. Cioè avete creato le cose, anche queste sono ovviamente vostre. Guarda che carine, anche queste due. Ormai è un biglietto da visita, meraviglioso. Grazie per essere state con noi, Rita e Laura Sanis. Grazie, grazie. Ciao, grazie ancora. Senti, allora, prima mi stavi dicendo una cosa di Loretto. Abbiamo questo fare, sì. I nostri fotografi di fotografare noi, naturalmente, la passerella, però ogni tanto sai che c'è un po' nel dubbio, c'è. Quindi la passo di vedere è molto conosciuto, cioè? Nascosto lì dietro. Ma chi? Ma è lui! Ma lui c'è pure la maglietta! Tu dici ma che c'è la volta? Alessandro Ponte! Allora, no, invece ce ne importa. È giusto, perché l'ora chiama il buffet. Saremo velocissimi, siamo sul finale. Allora, una cosa importante, però innanzitutto grazie a Rale per essere stato con noi. Tra l'altro è uscita questo film, l'ennesimo film, perché ricordiamo che Alessandro, oltre ad aver fatto tanto televisione, ha fatto anche tanto cinema, è stato uno dei pochi a recitare una fiction con Raul Bova. Insomma, tanta roba c'è questo ragazzo, anche se posso dire che ha cominciato con me. Sì, le scuole... No, davvero, sono serio, a Showtime. Ho fatto tante cose insieme. A Showtime, però... È stato il mio primo ballo. Adesso produce il parrucchino, no. Adesso però è uscito il film La Fuidina Sbagliata. Che poi è un matrimonio. Che poi è un vero matrimonio. Parlano con Pippo dal 11 ottobre. Anche se è molto siciliana sta cosa, no? Pippo, la Fuidina siciliana, lui è un napoletano solo io. È la ricerca di Pippo Esposito. Due napoletani in terra Sicilia. Quindi come dire, abbiamo già vinto. Vabbè. Direi così. Allora, ti lascio il pubblico, 5 minuti. Proprio per farci sorridere un po', perché dovrebbe ci prendo buffet, diciamo. Bravo, Alessandro Ponte! Grazie, raccolti l'applauso per la nuova di più! Alle serie vuote che hanno stato là a campo, Alessandro come pazza, ma ormai già fa. Allora, quante persone sono sposate? Quante sentite un applauso forte per le persone sposate? C'è un applauso, aiutatemi. Chi fa questo passo non so perché se ne pente. Io l'ho fatto perché alla fine il miracolo è proprio questo. Tu vedi le belle modelle vestite da sposa, eccezionale, no? Tu non ti proprio sono vestite da sposa e tutti, e uno voglio dire, voglio sposare, anche la modella. Cioè, nel senso. Però mia moglie, anche quando sei sposata, era bellissima, era proprio bella. Poi chissà perché dopo il matrimonio, chissà perché le donne dopo il matrimonio si lasciano, diciamo, e. Io vorrei l'applauso delle mogli, e poi l'applauso delle mogli, vai! Cosa poi? Proprio un applauso tedesco, a casa con Manì, la marita mangia quando eri qui, a rompi i figli lì, e a mamma marito male. Applauso dei mariti, tu vuoi. Applauso dei mariti felici, nessuno. Mia mamma e mio padre sono sposati da 45 anni, mia mamma crede fermamente nel matrimonio, mio padre spera nell'indulto, voglio la donna fa sempre, ci serve da fare. La donna ha una marcia in più, lui ti rimane una marcia, è sempre così. La voce della fidanzata è questa qua, amore ti facciamo, quello che vuoi tu, io che vuoi tu, guarda la vita, tu fai tu, io basta che sta con te, vuoi mangiare questa sera qualcosa? No, io sto a dieta, lo tira d'acqua, crede, se sto a dieta io vorrei bella con te, ti fa piacere se passiamo da mia mamma, ma tua mamma è un'amica per me. Il rapporto che c'ho con tua mamma, non ce l'ho con mia mamma, dai andiamo. Anzi, facciamo una cosa, mentre tu ti guardi la partita con tuo padre, io sto un po' con tua mamma, resti anche due amici, sai, tua mamma si sta, sono troppo bene con tua mamma, la stessa firma, non potrei andare a matrimonio, amo, qui facciamo questa sera, stai zitto, papà, per tutto, zitto, papà, va a prendere la macchina, scendiamo lezzi, i bambini stanno comendo fido. Ti fa piacere se passiamo da mia mamma, ma non ho la mamma, e sempre così, cioè se la vita fa, la differenza l'accorgi, la mamma e moglie, sono due mondi diversi. Quando noi prendo la parola mamma, diciamo a 2, 3, vai mamma, vai! Ma proprio moglie, non è tutto moglie. Suocera non dire proprio, tu se guardi negli occhi di tua moglie, dritto negli occhi, rinda gli occhi.
tutti, ragnoso, un po' stridoso. Guarda, io oggi noi, io parlo da parte dei maschietti, ma facci caso. Tu quando sei a casa con tua moglie e quando ti sei sposato, diciamo di fare qualcosa per mangiare, che vuoi? Che vuoi? Tu vuoi dire, ma fai un bello pasto e pasiero come lo fa mamma? Non può dire. Un bello pasto e pasiero come lo fa mamma, e stiamo con una roba e se lo trovo nella tele, fuck it! E la gente lì, tu entri come lo fa, tu come lo fai, lo fai. Tanto come lo fai, dai, cavolo. Io ricordo, grazie, facciamo un ultimo applauso, viene sul tetto Buffet. Prima di lasciarmi in questa vita qua, perché poi tua moglie quando ti chiede di ti deve preparare qualcosa, tu non dici niente, niente, ma non mi fai una, fa un pasta e pasiello, tu mi dai alle 9 del mattino per ora di pranzo alle 10 e mezza, se mai non lo guardi, dai mangia, si passa il pasiello per lo dosi, i tubetti stanno a fumare, tu guarda, non dici dacci l'eutanasia, viene c'è di docesso. Piacciono, hanno, sono buonissime, però c'è un po' troppa acqua. E togli l'acqua, devo fare quello, tutti la cannuccia. Però non c'è il sale. E metti per sale, lo fai un po' io, non c'è. Però sono un po' crudi. E metti l'acqua di prima e ti cuoci a poco, c'è lo zappo. Da quando sei tua mamma, tu arrivi da tua mamma in un pomeriggio, mamma, stai come si mangia tu. Ti dici tu così, ti fa sempre così, qua ma la pubblica lì, fratello, proprio in pozione, il pozione mangia. 3 minuti, fa sempre così. Mamma, come fai? Magia, magia mamma. Mamma, fai, prepara lì, tu dicessi. In taglio ti fai in bocca. Il capito è per fregare niente. Io ricordo l'ultimo sorriso di mia moglie che è così il giorno del matrimonio, che da tu lo sai, la conosci cosa fa nome di mia moglie per un fatto di pranzo, no, che è pronto dopo, Rachele è pronto dopo, la conosce pure lui, pronto dopo, poi cacacacci pure il nome, pronto. Io ricordo l'ultimo sorriso di mia moglie sull'altare, da fidanzata, sull'altare il giorno del matrimonio, tutti ti guardano, sono tutti emozionati, tutti ti abbracciano, anche i parenti si avvicinano, l'abbraccio sembra un abbraccio d'amore, invece no, facci caso, è un abbraccio nervoso, loro t'abbracciano come se ti volessero dire, vedete come le ragazze fanno, dice sì, mamma guarda, ci potete vedere la busta da Gigi, sono già a cinema, mamma mia, su mesi, quattro matrimoni, più battesimo, un funerale, un matrimonio, ah, sto come lo faccio, è una casa di 2 mesi, è stato come passi tu, mamma. Ti guardano, io mi ricordo l'ultimo sorriso di mia moglie, vuoi tu prendere Alessandro Covid come tuo sposo e lei mi dice l'ultimo sorriso da fidanzata, che è questo qua. Sì, caccia la pensata, a scegliere il mio vita, che dice, lo sa buffa il dedo, sa, se sei con paura che devi dire, non vi sposate, ma se vi siete sposati, combattete, non abbandonate il territorio. Grazie a voi. La cucina sbagliata al cinema. Grazie Alessandro. Sara Rivotti e Antonio Cangiano per un omaggio a tutte le donne maltrattate. Yeah.
fatto una cosa che un conduttore non dovrebbe mai fare. Vi ho fatto un filmato col telefonino perché eravate talmente spettacolari che non potevo non lasciare un ricordo di quello che avevo fatto. Salve conduttore Peggiano, grazie! Non tornare a New York, stai qua. Un omaggio a Carla e ovviamente a Antonella e a tutte le donne. Allora, Francesca, siamo arrivati al momento più spettacolare della serata, vero? Allora, parliamo di un artista che è stato con noi, è con noi e sarà con noi da quando è cominciata la 10ª edizione di Ti Sposo. Ma sta girando un po' per le sale di La Camponieto, guardare la straordinaria scalinata centrale della villa per vedere quelle che sono le sue creazioni straordinarie. E allora, svolge la sua attività dal 1995 a Pomigliano d'Arco, il 4 novembre. Le sue composizioni sono particolari di un giorno felice, è bellissimo questo nome. Passione trasmessa dalla nonna, pensa Francesca, anche se all'inizio la sua scelta non era tanto accettata e vista di buon occhio dalla sua famiglia, e invece lui, testardo, determinato, ha fatto in modo che questo diventasse la sua passione più grande di una vita e soprattutto il suo più grande successo. È stato protagonista di Ti Sposo e lo è tutti i giorni con queste adotte e queste creazioni straordinarie, e questa sera ha voluto essere presente anche per il gran galà della moda. Signore e signori, e vedremo anche una sua creazione pazzesca, un abito interamente realizzato da lui, l'artista fiorista Luca Antignani. Giovanni Caffiero, vieni, Pasquale Canofalo. No, parliamo anche del nostro corso di
collegamento. Adesso ne parliamo subito, poi ne parliamo subito, poi vorrei ringraziare per digitare il Salvatore Rosso e tutto il team per HM Makeup, Luciano Carino, per il catering, Casa Maria di Gennaro Esposito, per la pasticceria La Delizia di Ottaviano, prestigiosa, poi i gioielli Roma 34 di Gruppo Levano, Dario Duro, nostro food manager, e poi per Stefano Maria dobbiamo anche dire che c'è... Avvicina il microfono. L'abbiamo salutato, l'abbiamo detto, e poi a proposito di Stefania Maria parliamo di moda e parliamo di questa bella novità che c'è in casa da Befalo, no? Sì, diciamo che è diventato figlio. E da qualche settimana inizieremo i corsi di portamento e corsa fotografica e anche altre così, per cui chiunque fosse interessato a partecipare e vuole essere protagonista nell'ambito della moda, perché è un invito chiaramente rivolto ai giovani ragazzi e ragazze che hanno come obiettivo la partecipazione oppure diventare protagonisti del settore della moda, di partecipare ai nostri corsi dove Stefania si occuperà chiaramente di tutto l'aspetto proprio del portamento, per cui, e volevo ricordare che forse siamo l'unica agenzia che riusciremo a queste ragazze a collocarle, perché un po' perché lavorano di sicuro, un po' perché rappresentiamo i personaggi della televisione, però siamo gli unici che gestiamo anche i grandi eventi. Volevo anche ringraziare tutti i fotografi presenti, non faccio nomi perché ce ne sono tanti. Ecco, io sono legato a Roberto perché fa la parte anche del lui del corso, però chiaramente ci sono un po' tutti. Volevo ringraziare anche le televisioni presenti, Lucio di Monita Television, ce ne sono tantissime, Dagal di Sky con tutto il team che è presente. Ciao. Stasera volevo ringraziare anche Daniela che non c'è, è impegnata in un altro evento, però ecco, volevo ringraziare tutti. Beh, vi invito tutti il 3 marzo al nostro party. Assolutamente sì. Prima che Francesca fa una domanda a Luca, voglio dire anche che durante la sfilata delle borse le modelle hanno sfilato con i gioielli Iderrico di Bruno Levano, che sono gioielli dal 1953, un altro grande brand che questa sera è stato con noi. Diamo il microfono a Francesca e Luca. Il nostro fiorista ufficiale flower designer Alberto Sposo, tanti eventi tutti i giorni, un altro di fiore realizzato questa sera, però visto che abbiamo anche qualche futura sposa, quali sono le tendenze e quello che consigli, quali colori per il prossimo anno? Ma i colori di base sono sicuramente total white e poi pensiamo nel cinghia, pesca, bianco, cerchiamo anche uno di dare una nota di, cioè, un sorriso, quindi diciamo abbandonare un pochettino questi colori total white che sono un pochettino spenti, quindi dare un tocco di sorriso agli addobbi con questa nota di colore molto delicata. E allora andate a farvi un giro sulle pagine di Luca Antignani in fiera, qui abbiamo visto anche un abito straordinario, quindi i fiori possono essere messi veramente dappertutto quando c'è professionalità e consentite anche tanto estero perché si caratterizza. Grazie Luca. Assolutamente, grazie ancora per la attenzione per il ragazzo e provi di aggiungere una cosa su Anna, vero? Sì, allora io voglio dire due cose, che 90 minuti è aperto il buffet che tutti sanno che è un'ospitalità e sacra per tutti. E seconda cosa, volevo ringraziare di nuovo Anna Sposa che segue tutti i nostri eventi. Lei viene da Conferta, da Bari e in tutti i nostri eventi lei è la protagonista assoluta. Allora direi, vogliamo stare un altro poco qui o apriamo il buffet? Cioè arrivano le bottiglie, devono stampare la bottiglia, si aprirà anche il buffet, vi vedo già belli posizionati, non vorrei essere i poveri camerieri dietro al tavolo. Grazie a tutti, a domani, al weekend, ciao! Yeah.
Movida Television. Musica, eventi, moda, spettacoli, news. Movida Television. Il programma di intrattenimento ideato da Lucio Ruggero. Se vuoi essere protagonista e avere le telecamere di Movida Television, chiama il 348 82 39 263 o scrivi a movidatelevision@libero.it. Movida Television. Seguici anche su Facebook, YouTube, Twitter. www.livestream.com/movidatelevision.